Il povero ragazzo voleva raccontarla. Seduti qui sul bordo di un pozzo nel chiostro del MUST, il Museo Storico del Comune di Lecce, con Tito Schipa Junior, che abbiamo pescato mentre passeggiava nel centro storico, oggi vuoto perché ormai è ad agosto, sono tutti al mare, invece lei ne approfitta per tornare a visitare la città? Beh, l'amore per Lecce è la prima ragione, ma ci sono state cose successe in questi giorni. A Gallipoli, sappiamo. Prima a Torricella, vicino a Torricella, Munacizzo, sì, dove hanno proiettato il mio film, Orfeo 9, di cui tra l'altro esce lo spartito in questi giorni, è un'altra occasione per venirlo a regalare agli amici. E poi a Gallipoli c'è stata una bella cosa su mio padre e la Spagna, abbiamo fatto un po' di flamenco, abbiamo trovato delle radici antiche fra questo territorio e l'Andalusia. Tutt'altro che banali e tutt'altro che pretestuose, sono proprio vere, importanti anche. A parte questo, ripeto, l'amore per la città, la voglia ogni tanto di vedere questi sassi. Poi lei con questa città, in realtà nella sua vita, non ha vissuto qui, ha sempre guardato a Lecce come quasi un fondale di teatro, no? Del teatro dell'immaginario, un po' che nella famiglia sappiamo poi ha avuto una voce. È vero, anche nel libro che ho scritto su mio padre, Lecce figura come scenografia interiore ed esteriore continua, per quanto io sia a metà di queste aree e metà da parte di madre invece piemontese, quindi sono un minestrone pazzesco. E certo, quando vengo qua scatta qualche cosa, indubbiamente. Quindi la città è importantissima e mettere la macchina da presa in mezzo a queste mura, l'ho già fatto una volta con un documentario su mio padre, girare questa luce, queste pietre, speriamo di poterlo rifare un'altra volta, vediamo. Poi strano, basta mettersi insomma nei panni di chiunque, da figlio, entrare in una città che a mezzogiorno canta con la voce di suo padre. Deve essere molto strano per un figlio. Non è tanto strano perché l'idea parte, anche se non tutti lo sanno, da una lettera su un giornale scritta da un ammiratore sconosciuto che diceva: ma perché non facciamo questo? E Gianni Carluccio ed io, l'archivista, mio cugino della famiglia ed io, abbiamo colto l'occasione al volo di questa proposta molto interessante, siamo andati da Polio Bortone, l'abbiamo proposto, lei ha accettato perché per Schipa ha sempre fatto cose importanti e la cosa è nata, quindi non mi meraviglia perché nasce un po' da una nostra iniziativa, insomma è il nostro big band, il nostro cannone di mezzogiorno. Fa comunque un certo effetto. Sì, anche se adesso vorrei anche cambiare il repertorio, probabilmente faccio un altro CD e cambiamo un po' canzoni anche, che dice. Che ci mettiamo? Il materiale è infinito, infinito. Ci sono altre canzoni leccesi, ci sono canzoni comunque del sud, altre cose religiose per la domenica. Sì, sì, possiamo farlo, secondo me è arrivato il momento, no? In che tonalità la canti? Ma io la canto in fa, maestro. Maestro? Va bene, in fa? Ci abbiamo in fa, stiamo organizzatissimi. Lo vedo. Pronti allora, maestro, la vuoi accompagnare? Bene però, adesso non come prima, subito. Che bell'aria fresca, cattore malvarosa, e tu dormenna stai, troppa sti bronne rosa. Oh,